Cari amici, bentrovati all'approfondimento con la nostra rubrica di informazione medica, salute e benessere. Quest'oggi tratta di una puntata tutta al maschile, perché parleremo di urologia, parleremo di prostata e parleremo di una patologia legata proprio a questo organo. E allora per farlo abbiamo invitato qua in studio vicino a me il dottor Andrea Militello. Grazie per l'invito, sempre un piacere essere qui. Ben trovato, il piacere ovviamente è tutto nostro. Allora, urologo e andrologo, prima di addentrarci nel nostro argomento che è la prostata, e quindi anche l'ipertrofia prostatica benigna, vorrei parlare due secondi proprio della differenza tra urologia e andrologia, perché spesso facciamo confusione. Sì, grazie per la domanda. È che spesso c'è questa confusione anche nel paziente che non sa bene a chi rivolgersi, all'urologo o all'andrologo. Diciamo, sono due specialità che oggigiorno possiamo ben differenziare. Un tempo, devo dire, l'urologo si occupava di tutto. L'urologo è colui, è il professionista che si occupa delle patologie dell'apparato urinario, rene, uretere, vescica e chiaramente prostata nell'uomo. Certo. Non dimentichiamo che rene e vescica appartengono anche alla donna, quindi esiste l'uroginecologo, esiste l'urologo pediatra. Comunque, ecco, è colui che si occupa delle malattie dell'apparato urinario. L'andrologo... Sono due specializzazioni diverse. Sono due, sì, adesso le possiamo distinguere diverse, anche se, come dicevo, un tempo l'urologia abbracciava il tutto. Anche l'andrologia. Anche l'andrologia, perché l'apparato è urogenitale. Ok, no? Giustamente. Oggigiorno esiste proprio una figura perfezionata, che è l'andrologo, che si occupa delle patologie dell'apparato genitale maschile. Bene. Corpi cavernosi, pene, testicoli, tutto quello che riguarda la fertilità, le vie seminali. E quindi anche, abbiamo parlato in una precedente puntata, della disfunzione erettile. Qui, in questo caso, ci si affida all'andrologo. Nella disfunzione erettile è appannaggio dell'andrologo, assolutamente sì. Bene, perfetto. Ma oggi parliamo di prostata, parliamo di ipertrofia prostatica benigna, che comunque è una patologia che si sente rammentare spesso. Sì, sì, è molto frequente, anche perché... rappresenta un aumento del volume della ghiandola prostatica. Nella prima immagine, se l'abbiamo, si vede, ho portato una castagna così a rappresentazione, la ghiandola prostatica ha in effetti la forma e il volume di una castagna, ecco. È situata proprio al di sotto della vescica, sì. E sta posizionata davanti al retto, tant'è vero che è apprezzabile banalmente con l'esplorazione rettale durante la visita, è attraversata dall'uretra e dalle vie seminali, e quindi è chiaro che ha un po' una posizione strategica, ma il suo ingrossamento, come vedremo nelle diapositive precedenti, chiaramente può creare dei disturbi nello svuotamento urinario, perché crea un ostacolo al deflusso dell'urina dalla vescica verso l'esterno. Ecco, ma la prostata a cosa serve? Allora, la prostata effettivamente è un organo importante, io direi, durante l'età riproduttiva, nel senso che la ghiandola prostatica ha lo scopo, ha il ruolo di produrre il liquido seminale. Il 40% del liquido seminale è composto da liquido prostatico, per cui la sua funzione è quella proprio di contribuire all'ambiente seminale. Quando, diciamo, poi se inizia a non servire più, come se si offendesse, e allora inizia talvolta a crescere e quindi a creare questi disturbi urinari. Ma la sua funzione è essenzialmente in ambito della fertilità. E le altre funzioni? Ah, la funzione più importante è questa. Adesso ha preso un ruolo, e lo vedremo parlandosi in seguito, anche di un quasi di organo autoimmune, ma chiaramente non perché sia deputato a rinforzare il nostro sistema immunitario, perché comunque ha dei riflessi immunitari abbastanza importanti, sempre legati all'apparato urinario. Però ecco, se viene domandato a cosa serve, effettivamente il suo ruolo è nella... creare l'ambiente seminale idoneo per la sopravvivenza degli spermatozoi. Quindi mi viene un parallelismo chiaro, quindi il buon funzionamento di una prostata, la prostata sana va a incidere ovviamente nell'attività sessuale. Assolutamente sì, è un argomento di cui oggi non eravamo, diciamo così, pronti ad affrontare, certo, ma è una bellissima invece così, fuori dalle righe. Sì. Bellissimo, perché effettivamente la patologia prostatica, specialmente infiammatoria, ad esempio nel giovane, può dare delle ripercussioni sia in ambito proprio di funzioni erettili per motivi neurologici, che adesso non approfondiamo, ma anche molto un'interferenza proprio per quanto riguarda la seminologia. Infatti. Quindi la ghiandola, adesso oggi parliamo di ipertrofia prostatica, ma ad esempio la prostatite, l'infiammazione della ghiandola che appartiene più al giovane, ha grosse ripercussioni sulla fertilità. Ho capito, ma adesso appunto addentriamoci sull'ipertrofia prostatica benigna, che cosa si intende? Un ingrossamento, diceva lei? Sì, sì, è un ingrossamento, nella diapositiva successiva si vede proprio in maniera schematica ma semplice come questa ghiandola va incontro a un ingrossamento per cause che vedremo in seguito, quindi la normale ghiandola posta sotto la vescica tende a aumentare il suo volume, si parla effettivamente anche di iperplasia, perché ipertrofia è un aumento di volume, iperplasia è anche un aumento del numero
delle cellule che compongono l'organo. La prostata va incontro anche a un'iperplasia, quindi vi è proprio un aumento del suo volume importante. Ma è la stessa cosa? No, sono due fenomeni diversi. Sono due fenomeni come diversi. Per dire, siamo in una stanza e poi diventiamo stretti, se ingrassiamo tutti e due è un'ipertrofia, ma se siamo diventati in quattro è un'iperplasia. Ho quindi capito. È un aumento di numero delle cellule. La ghiandola prostatica va incontro a questo fenomeno di aumento volumetrico anche per una iperplasia. Bene. È ormai conosciuta come ipertrofia prostatica. E le cause di questa principale patologia? Sì, è principale perché in effetti è quella che colpisce l'uomo dai 50 anni in poi, quindi effettivamente è la patologia dell'urologo, non l'urologo si identifica con la prostata. Si sente molto spesso questo disturbo. Sì, 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 è frequentissimo nell'uomo e purtroppo ormai colpisce anche a me, avendo passato i 50 anni. Perché va con l'età, giusto? Va con l'età, nel senso che e nell'immagine che vedremo ci sono le prime spiegazioni, risente di alcune modificazioni ormonali, per cui è un organo sensibile a dei target. Ecco, qui vediamo una delle cause principali, il testosterone viene convertito in così chiamato DHT, il diidrotestosterone, il quale agisce, oltre che su altri organi, sulla ghiandola prostatica determinandone un aumento di volume. Questo equilibrio tende, diciamo così, a spostarsi verso il DHT nell'età un po' più avanzata e chiaramente quindi lo stimolo alla crescita prostatica tende ad aumentare, quindi molto è una causa ormonale. Nella seconda diapositiva però ampliamo questo concetto, non si legge benissimo e chiedo scusa, nel senso che oggigiorno la ghiandola prostatica, come dicevo, ha assunto anche il ruolo di un organo con una grossa sensibilità immunitaria, quindi spesso processi infiammatori creano di riflesso un rimodellamento del suo volume. Quindi processi infiammatori, cause ormonali e anche il dismetabolismo sono le cause principali dell'ipertrofia prostatica. Ecco, appunto, i sintomi importanti, più importanti, quali sono? Come ci accorgiamo di avere un'ipertrofia prostatica benigna? Non parliamo oggi di malattie più gravi, di cui parleremo magari in successivi incontri. Certo, volentierissimo. I sintomi sono quelli classici e tipici e della ostruzione, li dividiamo effettivamente, se vogliamo essere più tecnici, sintomi ostruttivi e sintomi irritativi. I sintomi ostruttivi sono chiaramente la difficoltà che ha l'uomo affetto da ipertrofia prostatica a svuotare in maniera ottimale la vescica. Quindi un'attesa menzionale, un flusso urinario ridotto, spesso uno sgocciolamento post-menzionale. Sono i segni dell'ostruzione. Può essere scambiata con una banale cistite? Può essere talvolta, specialmente nei sintomi irritativi, e qui un po' vengono messi un po' tutti in fila i disturbi, i sintomi irritativi che sono quelli legati all'urgenza, perché se io non svuoto bene la vescica, chiaramente ho più stimoli, mi alzo la notte e spesso posso creare dei processi infiammatori infettivi per il ristagno dell'urina. L'urina è materiale di scarto, quindi se rimane a contatto 24 ore su 24 con la mucosa vescicale crea degli stati irritativi. Quindi chiaramente talvolta una supposta cistite, come stava dicendo, potrebbe essere invece il segnale iniziale di uno scarso svuotamento. Quindi il paziente che fa cistiti ricorrenti, oltre che a prendere continuamente l'antibiotico, dovrebbe pensare che forse non sta svuotando bene la vescica. Infatti. E come possiamo fare diagnosi? La diagnosi direi molto semplice, perché è un organo facilmente esplorabile. Quindi, se mi mettete l'immagine successiva, la vediamo rappresentata simbolicamente. Sì, vabbè, c'è la visita, l'esplorazione che dove è vista sempre con l'ansia, l'uomo non vuole, veramente. Spesso sono le mogli che spingono dentro i pazienti, perché loro, oppure li metti sul lettino e mi dicono no, dottor, ho già fatto il PSA, so bene, dico ma se non l'abbiamo mai sentita. Quindi la visita è obbligatoria. Il PSA, tanto ormai conosciuto, è un ex marcatore tumorale, adesso è solo un indice di salute prostatica, però non vuol dire PSA alto tumore, non vuol dire PSA basso non ho nulla. Ecco, quindi diamo questa informazione importante. Beh, questa ci tengo, anche questa riguarda argomenti più seri, però molti maschietti per evitare la visita si basano sul PSA, per cui PSA di 2 non sto bene, non c'ho niente, non è detto anche per le malattie serie. Infatti è stato abbandonato come marker, se per la nostra generazione rimane il ricordo che è un marcatore tumorale, ma non è detto, quindi la visita obbligatoria, certamente non a 20 anni, ma dopo i 45-50 anni va fatta annualmente, senza scappare. Sempre nell'immagine, termino, i due esami strumentali molto semplici ma fondamentali, l'ecografia, banalmente anche sovrapubblica, quindi senza terrore di sonde o altro, si vede benissimo, da sopra in due sezioni si vede benissimo, e la flussometria, in cui praticamente il paziente urina all'interno di un particolare apparecchio che attraverso il computer ci indica qual è la spinta. Quindi vediamo il volume, vediamo la spinta urinaria, sentiamo la prostata, in un quarto d'ora sappiamo, in un ambulatorio organizzato sappiamo tutto. E le terapie quali sono? Le terapie possono essere di tipo medico e chiaramente
escludiamo oggi tutto il discorso delle terapie chirurgiche negli stadi che non risentono purtroppo dell'aiuto medico. Le terapie di tipo medico, come potevamo vedere, possono agire sia sul volume della ghiandola prostatica, e se parliamo di farmaci, la vecchia finasteride e la nuova dutasteride, che cercano di bloccare quel meccanismo ormonale che dicevamo all'inizio e quindi impedire l'accrescimento della ghiandola. In più esistono gli alfalitici, che sono dei farmaci che agiscono su dei recettori sul collo vescicale favorendo la cosiddetta imbutizzazione, quindi l'apertura del collo vescicale. Segue un'immagine interessante perché ci inoltra in quella che è una terapia, chiamiamola alternativa, ma non perché sia meno efficace, cioè una terapia non chimica, perché i farmaci di cui stavamo parlando hanno chiaramente effetti, ma anche effetti collaterali. Certo, giustamente. Per esempio la dutasteride può agire in maniera talvolta troppo importante sulla libido. Mm-hmm. Gli alfalitici che ho nominato danno sicuramente un calo di pressione e spesso l'assenza di eiaculazione, quindi sono tutti effetti collaterali che dobbiamo ben ponderare. La natura ci viene in aiuto, qui è rappresentato il palmetto seghettato, sì. E la Serenoa repens, come noi la conosciamo, che è praticamente una pianta il cui estratto, che poi è il beta-sitosterolo, permette di agire, se possiamo andare avanti con le immagini, permette di avere questo pannello di azioni, inibisce quegli enzimi che trasformavano il testosterone in DHT, sì. Inibisce un altro enzima che trasforma il testosterone in estrogeno e hanno poi un'ottima attività antiproliferativa e quindi su quell'iperplasia che dicevamo prima e chiaramente un'azione antinfiammatoria. Quindi da molti anni la Serenoa repens è utilizzata in trattamento non chimico, diciamo, dell'ipertrofia prostatica benigna. Ecco, caro dottore, il tempo purtroppo a nostra disposizione è terminato, però io avrei tante domande da farle, anche relative all'andropausa. Purtroppo in regia mi stanno facendo brutti segnali. Ci fanno brutti segni, allora dobbiamo interrompere, ma potremmo riprendere da parte mia molto volentieri. L'andropausa è un bel argomento, anche perché anche questo spesso viene non riconosciuto dall'uomo, mentre la menopausa è obbligatoria, ma l'andropausa l'uomo dice no, non sto in andropausa. Invece ci possono essere ripercussioni anche il calo di testosterone, no? Certo. Sulle performance non solo sessuali ma proprio sistemiche, quindi è un bel argomento che sarebbe interessante affrontare. Assolutamente sì, allora io ringrazio il dottor Andrea Militello di essere stato qua con me, sempre molto chiaro, molto esaustivo, grazie. Dobbiamo esserlo, insomma. Giusto, per dare una buona informazione medica. A voi cari amici che ci seguite con tanto affetto, il nostro numero di telefono 055 60 44 90 per mettersi in contatto con noi. Salute e benessere termina qui, a presto con le prossime puntate.